Ciao e benvenuto, benvenuta sul mio canale. Oggi vedremo la lezione numero 38 del mio corso Basi di pianoforte. Questa lezione sarà un tutorial sulla Ninna Nanna di Brahms, un pezzo molto conosciuto, quello che fa così. In questo tutorial imparerai una cosa nuova. Il ritornello chiuso con il doppio finale. Allora, vediamo insieme lo spartito. Eccolo qui. Vedi che alla fine della partitura ci sono due segni. Un numero 1 e poi un numero 2, subito sopra il pentagramma relativo alla mano destra. Queste indicazioni indicano un ritornello chiuso con doppio finale. Infatti, vedi che il segno 1 compare dopo il primo segno del ritornello chiuso, che hai già visto nella mia lezione numero 17. Questi segni vanno interpretati così. Devi eseguire il pezzo fino alla fine della sezione che sta sotto il numero 1, ovvero fin qui. Poi vedrai subito il secondo segno del ritornello chiuso, che ti manda indietro fino al primo segno e riprendi il pezzo da qui, ovvero all'inizio di battuta 10. Ripreso il pezzo, arrivi nuovamente all'inizio della sezione numero 1, la salti e passi direttamente alla sezione numero 2, ovvero a battuta 14, e fai poi il pezzo fino alla fine, quindi eseguirai le ultime due battute. Il pezzo praticamente si legge così. Ricapitolando, vai fino alla fine della sezione numero 1, torni indietro al primo segno di ritornello chiuso, salti la sezione numero 1 ed esegui la sezione numero 2. Ora analizziamo il pezzo da un punto di vista tecnico. Vediamo la mano destra. Allora, posiziona la mano in questo modo. Questo esercizio lo vediamo nota per nota. Cominciamo con un primo dito sul Mi. Quindi prima battuta abbiamo due Mi. Seconda battuta, Sol col terzo dito e 2 Mi. Terza battuta, abbiamo un Sol da 2, sempre con il terzo dito. Primo riquadro verde, abbiamo un Mi da fare con il primo dito, un Sol con il secondo dito, quindi ti allarghi in questo modo, e poi hai il mignolo già posizionato sul Do alto, e quindi non devi muovere la mano, la tieni così. Schiaccia il Do alto con il mignolo. Ok, andiamo avanti. Siamo alla quarta battuta. Abbiamo un Si con il quarto dito, un La, poi andiamo nella battuta successiva, abbiamo un altro La. Entriamo adesso nel secondo riquadro verde. Abbiamo un Sol con il secondo dito e poi dobbiamo allargare. Allora, qui io ti consiglio di non fare l'allargamento così, ma ti consiglio di spostare la mano in maniera morbida, in questo modo. Arrivi con il secondo dito sul Sol e poi ti sposti dolcemente sul Re con il primo dito, in questo modo. Guarda. Ti faccio dall'inizio della battuta prima, quindi all'inizio della quarta battuta. Vedi? Non faccio nessuna fatica. È molto semplice. Allargando la mano in questo modo, rischi di irrigidire e di irrigidire la muscolatura qui sotto, quindi io te lo sconsiglio. Io ti consiglio di tenere sempre la mano morbida in posizione naturale, più naturale possibile, e piuttosto di muoverla dolcemente sulla tastiera, perché alla fine ti stanchi meno ed è molto più semplice eseguire gli esercizi. Ricapitolando, Sol col secondo dito, sposti la mano sul Re, primo dito, ok, poi abbiamo un Mi, battuta successiva, Fa col terzo dito, Re con il primo dito, poi abbiamo un altro Re, un Mi, poi abbiamo un Fa col terzo dito e poi entriamo nel terzo riquadro verde. Qui abbiamo un altro allargamento, facciamo con il pollice il Re,
poi allarghiamo la mano, indice sul Fa, e allarghiamo ancora la mano, anulare sul Si. Una volta che hai schiacciato l'anulare sul Si, riallinei la mano in questo modo. Vedi? Tutte le dita sono appoggiate ai tasti bianchi vicini al Si. Andiamo avanti. Abbiamo un La, un Sol, un Si e poi andiamo al quarto riquadro verde. Abbiamo un Do alto con il quinto dito. Ci allarghiamo in questo modo, prendiamo il Do centrale due volte perché dobbiamo fare due crome. Manteniamo la mano larga perché dobbiamo prendere successivamente di nuovo il Do alto. Una volta che hai preso il Do alto, riallinei la mano in questo modo. Vedi? Andiamo avanti. Adesso entriamo nel primo riquadro viola. Abbiamo un Fa con il primo dito e poi un Sol con il quarto dito. Quindi contraggo la mano in questo modo, schiaccio il Sol con il quarto dito e riallineo immediatamente la mano in questo modo. Rifacciamo. Fa con il primo dito, Sol con il quarto dito e riallineo immediatamente la mano. Poi andiamo nel quinto riquadro verde. Abbiamo un secondo dito sul Mi, poi abbiamo un pollice sul Do centrale, quindi allargheremo la mano. Poi col terzo dito dobbiamo schiacciare un Fa, abbiamo già la mano posizionata, quindi non facciamo nulla, schiacciamo direttamente il Fa. Andiamo avanti, vedi che ho riposizionato il pollice, l'ho portato di nuovo avanti. Poi abbiamo un Sol, un La, sesto riquadro verde, abbiamo un Sol con il quarto dito, poi dobbiamo allargare la mano per prendere il Do centrale, rifacciamo il Do centrale perché ce ne sono due, torniamo indietro al primo segno di ritornello chiuso, quindi qui, facciamo il Do alto con il quinto dito, ok, poi abbiamo di nuovo il restringimento della mano, riquadro viola, abbiamo prima un La con il terzo dito, il Fa con il primo dito, il Sol con il quarto dito, riallineo completamente la mano, Mi con il secondo dito, pollice sul Do centrale e adesso salto tutta la sezione 1 e vado direttamente alla sezione 2. Quarto dito sul Fa. E il pezzo è finito. Adesso abbiamo visto il pezzo solo a livello tecnico, senza guardare la durata delle note. Vediamo ora il pezzo ovviamente dal punto di vista ritmico. Abbiamo le semi minime con il punto, ovvero note che valgono un battito e mezzo, che abbiamo già incontrato nelle lezioni sull'Inno alla Gioia di Beethoven e sul Te Deum di Charpentier. Ecco la suddivisione ritmica in questa figura. Vedi che ci sono delle note che valgono mezzo, sono le crome, altre note che valgono uno e mezzo, ovvero delle semi minime con il punto, e altre che valgono due. Mano sinistra. Allora, conosci già le note in chiave di basso, le abbiamo già viste nelle lezioni precedenti. Abbiamo il Do basso, poi abbiamo il Sol basso, poi abbiamo il Fa basso e basta. Devi fare praticamente solo queste tre note. Quindi userai il quinto dito, il secondo dito per il Fa e il primo dito per il Sol. Buono studio! Mano destra, pollice sul Mi e mano posizionata in questo modo. Thank you.
Mano sinistra, mignolo sul do basso e mano posizionata così. Allora, pezza mani unite, mani posizionate in questo modo e quando siamo pronti partiamo. Quando poi hai preso confidenza sulle note, allora potrai farlo leggermente più veloce. Ricordati sempre che stai facendo una ninna nanna, quindi comunque un pezzo lento. Ricorda sempre di studiare prima la mano destra, poi la mano sinistra e quando le hai imparate separatamente entrambe, allora potrai metterle insieme. Grazie per l'ascolto, questa lezione è terminata. Io ti invito sempre a mettermi un like se il video ti è piaciuto e di condividerlo con i tuoi amici se lo ritieni utile e interessante. La prossima lezione sarà la penultima del corso, ovvero la numero 39, e tratteremo la legatura di valore.